Vorrei essere un'onda blu e farmi trasportare dal rilassante vento di una calda estate. Vorrei dondolare su nel cielo, in una luna soffice, insieme alle stelle che mi rischiarano la notte. Vorrei essere una piuma leggera che resta sospesa in aria dai freddi venti d'inverno. Vorrei avere un tappeto elastico, poter saltare tanto in alto da poter acchiappare il sole, portarlo giù e illuminare il mondo, così che sia sempre illuminato dalla felicità. Vorrei poter inventare il mondo intero, disegnando come voglio tutto quanto, su un foglio bianco come la neve. Vorrei essere fantasia colorata, vivere di gioia ed amore, giocare al gioco sentimentale più bello che c'è. Vorrei essere una nuvola candida, soffiar vento fresco e leggero sulle foglie ingiallite di questo nuovo e colorato autunno. Vorrei avere un amore, non un amore da portarmi dietro nello zainetto, nella borsa, un amore per amare chi più mi sta a cuore, come la mia famiglia. Vorrei essere un supereroe, poter volare e allungarmi per salvare tutti e riportare la pace nel mondo. Vorrei poter continuare a raccontare i miei sentimenti, ma se continuo non smetto più, quindi mi saluto, chiudo gli occhi e mi cullo nella luna, con intorno le stelle che mi fanno sognare pace. Vorrei smettere, ma no, non ci riesco, quindi mi sveglio, apro la mente e ricomincio a raccontare i miei desideri, fino a quando partirò per un viaggio lungo e divertente, ma quando tornerò reciterò tutto quel che ho provato. Vorrei essere luminosa come il sole, poter illuminare il mondo, far tacere chi ha torto e far parlare chi ha ragione, e pace al mondo vuol donare, come un Natale senza feriti. Vorrei poter telefonare a tutto il mondo in una volta sola e gridare: la guerra è un reato, non fatela più, ma riportate la pace qui giù. Vorrei essere colorata come una caramella, saltar di gioia ogni Halloween, sciogliermi piano in bocca di ogni bambino, senza più intorno la plastica antipatica dove mi avvolgono da appena nata, dalla fabbrica fino alla città. Vorrei essere un tenero sacchiotto di lana, così da attirare sopra di me ogni coccola che esiste al mondo, per essere felice fino per sempre. Vorrei volare con un aereo per mari e per monti, passar tra le nuvole con il mio orsacchiotto, che sì, vecchio è, ma sempre felice è qui con me. Vorrei cancellare tutto quello che ho scritto, ma se lo faccio sarebbe un delitto, quindi io qui non cancello, ma a giocare non mi diverto, se so che voi non l'avete letto. Sofia Viscardi, ottobre 2008. Allora, partiamo dall'inizio. Qualche tempo fa, prima delle vacanze di Natale, sono andata a casa dei miei nonni per festeggiare il Natale e mia nonna ha riaperto uno dei suoi cassetti magici dei ricordi, dove praticamente dentro c'è la mia vita e quella dei miei fratelli, e mi ha tirato fuori questa poesia che mi ricordo di aver scritto in quinta elementare, quando abbiamo iniziato a studiare poesia, e questo mi ha fatto venire voglia di raccontarvi molto meglio qualcosa che vi ho sempre accennato ma che non vi ho mai raccontato di me. Fin da quando sono piccola, fin da quando sono alle elementari, ho sempre amato scrivere di ogni cosa, scrivere qualsiasi cosa, e mi ricordo che era l'orgoglio dei miei nonni il fatto che io sapessi scrivere bene, il fatto che scrivessi queste cose, e oltre ad essere una cosa bellissima, perché questa poesia mi fa sorridere tantissimo perché ripenso a che cosa volevo e che cosa desideravo quando ero in quinta elementare, e mi rende felice sapere che molte di queste cose non sono così stupide e banali come sembrano, e mi ricordo i ragionamenti che c'erano dietro a queste cose. Ma in generale volevo, diciamo, riportare tutto questo a una domanda che mi fate molto spesso ultimamente, ovvero: Sofia, scriverai mai un libro? Allora, diciamo che, come sapete, perché comunque l'ho detto tante volte, anche se non ho mai approfondito l'argomento, amo scrivere, amo tanto scrivere, mi piace, e comunque non sono la Rowling chiaramente, ma sono brava a scrivere, nel senso, ho sempre preso dei bei voti nei temi, i miei insegnanti mi hanno sempre fatto i complimenti per come riesco a esprimermi in forma scritta, perché nonostante io sia molto brava in orale, perché YouTube mi aiuta a esercitarmi a parlare, diciamo che sono brava a riportare un concetto scritto. Detto questo, non è detto che io non stia già scrivendo qualcosa da tantissimo tempo, però ovviamente prima di comunicarvi qualcosa di così grande e così importante per me, voglio aspettare, perché non devo necessariamente far uscire un mio libro, non devo necessariamente fare questa cosa, non è una cosa che mi è stata chiesta di fare e non è una cosa che faccio perché qualcun altro vuole che io lo faccia, è una cosa che mi piacerebbe, è un sogno che mi piacerebbe molto realizzare, ma non perché devo o perché mi devo sentire in dovere, perché qualcuno vuole che io lo faccia, è una cosa mia che devo riuscire a portare a termine io, e nel momento in cui sarò riuscita a portare a termine un risultato che mi piace, di cui vado fiera e che so che è completamente mio, allora, se sarà così e se sarà possibile questa cosa, sì, perché no, mi piacerebbe pubblicarlo poi quello che ho scritto e farvelo leggere, condividere con voi anche questa parte di me, la parte scritta tra virgolette, perché ovviamente noi parliamo sempre, ma io sono capace anche di fare altro tra virgolette, e quindi sì, niente, questo video era semplicemente finalizzato a comunicarvi questa mia piccola passione e a rispondere a questa domanda che mi state facendo tantissimo ultimamente, con non lo so, mi piacerebbe, può darsi che io stia già scrivendo
facendo qualcosa da tantissimo tempo e voi non lo sapete, però appunto finché non sarò fiera di un risultato che ho raggiunto da sola, perché sono riuscita a fare qualcosa che mi piace, che voglio farvi vedere e voglio farvi leggere perché mi piace, non vi farò sapere nient'altro, perché appunto non voglio fare una cosa perché sono forzata a farla o fare una cosa perché è necessario che io la faccia, insomma. E quindi sì, questo video era per comunicarvi quest'altra mia piccola passione. Come faccio con tante altre cose, mi piace parlare con voi e vorrei sapere le vostre piccole passioni che vi portate dietro da quando siete piccoli, o volevo sapere se avete dei ricordi, tipo questa poesia che mi ha tirato fuori mia nonna, delle foto, delle cose, e potete mandarmele su tutti i miei social network. Io vi lascio qui sotto tutti i social network dove potete contattarmi. Vi ricordo che non ho altri social network oltre a quelli elencati qui sotto, quindi qualsiasi altro profilo che trovate online è finto, è falso, non credete a tutto quello che vedete perché non è sempre reale, e non credete a tutto quello che vi dicono se non ve lo dico io in prima persona, ovviamente per quanto riguarda me. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il mio condividere questa piccola passione con voi vi abbia fatto piacere. Se è così, mettete un pollice in su e lasciatemi qui sotto un commento, scrivetemi sui social qualche vostra piccola passione che vi portate dietro da quando siete piccoli. Quindi sì, io vi mando un enorme bacio, vi ringrazio per essere sempre qui con me a supportarmi in tutto quello che faccio e ci vediamo al prossimo video.